Bentornati amici e amiche. Allora, mi avete scritto in tantissimi e la domanda che mi arriva un po' più di frequente è: come faccio a capire se sono stato buono o sono stato cattivo? Beh, io consiglierei in generale di comportarsi bene, ma si può stabilire se uno è buono o cattivo per tre fattori in particolare. Il primo fattore, secondo me, è il saluto. Quando incontro un altro bambino, un'altra bambina, come lo saluto? Ehi, ciao! Come va? Ciao, tutto bene? Oppure invece li saluto in questo modo. Vattene via, non ti conosco! Non voglio dire niente! No! No! Vattene via! Secondo fattore, l'ascolto. Quando la mamma, il papà oppure la maestra mi parlano, io li ascolto? Sì, sì, ho capito. D'accordo? Va bene, grazie. Oppure faccio qualcosa tipo... No, 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 no. Terzo fattore, gli altri. Con gli altri bambini, soprattutto anche i più piccoli, come siamo? Gentili, generosi, disposti ad aiutarli, disposti a giocare con loro? Giochiamo insieme, certo. Questo è il mio gioco. Oppure siete più tipo... Ci gioco io, va bene? Hai capito? Ci gioco io? Sì! Diciamo che i primi esempi che vi ho portato sono generalmente di un bambino, una bambina buono. Gli altri esempi... Come siete stati? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, fatemelo sapere. Mi raccomando, ci vediamo presto con tante sorprese natalizie e saluti elfici! No, me li sono inventati adesso questi saluti elfici. Lo so che non ci salutiamo così, però era per i... Era una cosa simpatica. Vabbè, no, noi ci salutiamo, ciao, ciao Elfo Max, ciao Elfo Ubaldo, ci salutiamo così. Alla prossima! Su era carino. Ciao. Buoni o cattivi? Ciao.